Il territorio, la questione urbanistica senza dimenticare la questione abusivismo. Sono stati i temi discussi durante il convegno che si è tenuto al primo circolo didattico di Giugliano, organizzato dagli ordini professionali degli architetti, ingegneri, periti industriali e dall'associazione Confabitare. Tra i temi anche la SCIA, il documento che segnala e certifica l'inizio delle attività edilizie e la semplificazione dei procedimenti amministrativi dopo la riforma della pubblica amministrazione nel 2016, come spiega il responsabile di Confabitare Napoli Nord, Raffaele Ciccarelli. Questo seminario informativo di oggi appunto è inerente l'ultima riforma sulla sburocratizzazione amministrativa, nella fattispecie per quanto concerne i titoli edilizi. La legge prevede appunto tutta una serie di tutta una prassi relativa quindi per quanto riguarda la riforma appunto delle procedure amministrative presso la pubblica amministrazione. Il professore universitario Felice Laudaddio, docente di diritto urbanistico alla Federico II, ha posto invece l'attenzione sulla questione abusivismo. Fino ad oggi in materia di abusivismo edilizio le sanzioni sono rimaste quelle del testo unico del 2001, questo è ove attivate, e soprattutto attivate con una certa tempestività, sono sufficientemente idonee a reprimere gli abusi. Tanto più se l'abuso si stronca sul nascere. Questa è la rapidità dell'intervento, presupposto di efficacia. Non occorrono altre norme se non questo. Magari dotando i comuni di mezzi finanziari idonei a fronteggiare questa piaga che devasta il territorio e crea grandi problemi. Le radici dell'abusivismo non sono solo nella scelta di violare la legge ed abusare del territorio. Abbiamo un sistema di pianificazione che ha bloccato qualsiasi sviluppo urbano e qualsiasi qualificazione urbana dagli anni 70 a tutt'oggi. Il docente di urbanistica alla Facoltà di Ingegneria della Federico II di Napoli, Renato Cristiano, ha sottolineato come la semplificazione possa evitare casi di abusi edilizi. Il meccanismo di semplificazione delle procedure amministrative incide sicuramente in maniera consistente sulla possibilità di controllare adeguatamente il territorio e incide sui rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati e all'interno delle stesse pubbliche amministrazioni. Quindi introdurre delle regole che sono rigorose e semplici per poter rapportare la pubblica amministrazione alle iniziative private è certamente qualcosa che dovrebbe scoraggiare gli interventi che sono che cercano alibi non giustificati sicuramente nelle difficoltà amministrative per operare legittimamente. Per il sindaco di Giugliano, Antonio Poggiolo, invece la città è reduce da anni di speculazioni edilizie. Giugliano ha vissuto di edilizia prevalentemente speculativa e questo ha creato una serie di scompensi sul territorio di cui si pagano ancora le conseguenze. Oggi è necessaria e indispensabile la collaborazione degli ordini professionali, dei tecnici, perché ci sia una sinergia e si vada tutti dalla stessa parte, perché l'amministrazione comunale ha bisogno della loro collaborazione, ma deve a sua volta dare collaborazione, innanzitutto in dare tempi certi di risposta, ma c'è bisogno di lavorare tutti quanti insieme per una riprogettazione della città, che è un lavoro che noi abbiamo avviato. Con la revisione degli strumenti urbanistici c'è un lavoro che si sta facendo con la Regione Campania che riguarda il master plan Domizio e la revisione, insomma una riprogettazione dei servizi e dello sviluppo della zona costiera. Andrà fatto lo stesso lavoro per il recupero del centro storico, quindi con i piani di recupero finalizzati poi all'approvazione del nuovo PUC e quindi di una nuova programmazione che sia come ci impone il PTR a consumo di suolo zero, ma andando a recuperare le volumetrie e definendo una direzione di sviluppo e di crescita della città. C'è il segretario nazionale.